Ciao a tutti e benvenuti nella Creators Room di Samsung Galaxy. Sono Gianluca Gazzoli e sono qui per raccontarvi tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra, che è questo qui. E lo farò oggi insieme a un amico, una persona che ha un sacco di cose da raccontarci a riguardo. Lui si chiama Nicola Torrisi, meglio conosciuto soprattutto sui social come B-Freak. Ciao Gianluca, grazie, sono felicissimo di essere qui. Guarda, siamo più felici noi, te lo assicuro, perché ci puoi raccontare veramente un sacco di cose, soprattutto riguardo alla videocamera, alla fotocamera. Perché io parto dalla bio di Instagram, ormai si parte da lì, tu sei appunto videomaker, fai un sacco di video, sei un TikToker e insomma fai spesso tutorial, quindi chi meglio di te per raccontarci tutto di questo nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra. Che cosa hai fatto per testare le nuove funzionalità di questo Galaxy? Guarda, sono andato in giro per Milano a creare contenuti come farei normalmente e devo subito parlarti della stabilizzazione di questo telefono, che è incredibile. Infatti queste riprese che stiamo vedendo sembrano fatte con l'aiuto di uno stabilizzatore esterno, invece sono a mano. Allo stesso tempo, quando si parla di stabilizzazione non si può non citare anche lo Space Zoom. Infatti la stabilizzazione aiuta tantissimo questo zoom incredibile che ha di 100x. 100x, giusto per farti capire, se riprendi un palazzo guardi dentro la finestra, quindi vedi proprio le persone che si affacciano, è pazzesco. La stabilizzazione funziona così: quando zoomi il telefono aggancia il soggetto e quindi hai un margine di movimento molto migliore e riesci veramente a essere stabile sul soggetto anche a 100x. Un'altra funzionalità di cui sono molto contento, perché io ho iniziato a utilizzarla negli ultimi anni, sono contento che sia integrata in questo nuovo Galaxy, sto parlando della S Pen, che può essere utilizzata anche per un videomaker. Infatti all'inizio ho scoperto che era integrata ed ero molto felice, perché con un tastino che è presente sulla S Pen riesco a controllare la fotocamera anche. E queste foto che stai vedendo le ho fatte proprio con la S Pen, si vede, se cioè nel senso si vede che sulla tu mano. Accendi, cioè scatti direttamente, riesci a scattare, riesci a far partire il video, riesci a fare il multiscatto, hai diverse funzioni con questo tastino e riesci a integrarle perfettamente con la creazione dei contenuti. Fantastico, come se avessi un telecomandino sempre a portata di mano. Un'altra cosa molto bella che trovo nella S Pen, soprattutto quando si parla di editing, cioè ti aiuta a essere più preciso sia per i video ma soprattutto per le foto. Esatto, la penna è precisissima. Tra l'altro con la funzione gomma oggetto ti basta cerchiare il soggetto che non vuoi nella fotografia e come per magia sparisce, ovvero il telefono ricostruisce l'immagine e fa sparire quello che vuoi. Qui addirittura faccio sparire un lampione da una foto. Vabbè, questa cosa è pazzesca. Tra le varie cose, che sono tutte bellissime, ce n'è una che non abbiamo ancora citato, che forse è l'innovazione principale di questo nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra, che è Nightography. Esatto, Nightography, che è Night più Photography. Praticamente il telefono compensa la mancanza di luce grazie all'intelligenza artificiale. Praticamente è come se la fotocamera illuminasse in modo intelligente la scena. Esattamente. Quindi riesce a fare delle belle foto anche quando magari non c'è tanta luce. Mantenendo la qualità, che è molto importante. Gianluca, guarda questa foto che ho realizzato tra l'altro in controluce e ti assicuro che era completamente buio. Nelle ombre vedi che non c'è rumore, non c'è quella grana fastidiosa. Certo. Questo avviene grazie al nuovo processore da 4 nanometri che riesce a combinare fino a 20 scatti ed eliminare quindi tutti i disturbi. È la svolta per tutti i contenuti serali, notturni e non solo, mi sembra di capire. È facile. Quindi diciamo, con lo strumento giusto e la passione, perché comunque sempre prima di tutto ci vuole la passione, si possono ottenere dei grandissimi risultati. Grazie mille Nicola per essere stato qui con noi e per averci raccontato tutti questi trucchi che sicuramente utilizzeremo e tutte queste novità del nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra. A proposito di novità, ce ne sono tante e quindi ci vediamo alla prossima, sempre qui nella Creators Room di Samsung con il prossimo ospite.